Questo video è sponsorizzato da Thomann, il negozio di strumenti musicali che usate spesso con i link sotto i miei video per comprare la vostra attrezzatura per fare musica, quindi immagino che lo conosciate già. Altrimenti oserei dire che è il negozio di strumenti musicali più grande d'Europa, dove, neanche a dirlo, potete trovarci qualsiasi tipo di strumento musicale e non solo, anche plugin e software per fare musica. Tra l'altro hanno anche una garanzia di 3 anni su tutto il loro catalogo online e un'affidabilità impressionante. Ma soprattutto Thomann in questo periodo ha lanciato un contest di beatmaking, un concorso per fare basi musicali, e vi ha messo a disposizione il loro primo sample pack, un pacchetto di suoni che si chiama I suoni di Thomann, che potete scaricare gratuitamente per fare la vostra di base da poi mandare a loro per partecipare al concorso. Chiaramente ci sono anche dei premi a disposizione, che potrebbero veramente tornarvi utili per continuare a fare musica anche meglio di come già la fate. Quindi se siete interessati andate qui sotto al link e dateci un'occhiata, magari potrebbe essere la vostra occasione. E visto che siamo in tema di fare musica, di fare basi musicali, e visto che da come ho capito il sample pack di Thomann è un po' in stile anni 80, vi voglio dare qualche piccolo suggerimento di come fare un beat stile anni 80, appunto. Anzi, vi voglio dire, o ricordare per alcuni di voi che hanno già vissuto il periodo, 3 caratteristiche della musica elettronica anni 80, o synthwave come la chiamano oggi. Così magari, se partecipate, avete qualche informazione in più. Anzi, già che ci troviamo, facciamone una insieme. Così nel frattempo vi dico anche quelle 3 caratteristiche. Andiamo. È chiaro ovviamente che mettere dei paletti alla musica, alla creatività è un po' strano, insomma, dire facciamo così una determinata cosa è un po' particolare, un po' limitante, però quando dobbiamo fare un genere di musica specifico, come lo è questo della musica anni 80, della musica elettronica anni 80, chiaramente ci sono degli elementi che caratterizzano quel suono, perché questa musica è andata di moda, appunto negli anni 80, poi è andata via, adesso è anche tornata, quindi ci sono degli elementi che in effetti caratterizzano questo tipo di musica. E secondo me la prima cosa che caratterizza questo tipo di musica sono i pad, i tappetoni, i sintetizzatori che stanno lì sotto, che fanno gli accordi pieni di riverberi, chorus e cose del genere, che ci fanno viaggiare, che ci fanno andare in altri mondi, pensare ad altre cose, chissà cosa poi. E appunto allora la prima caratteristica secondo me di questa musica sono i pad. E allora cerchiamo un sintetizzatore per fare i pad, vediamo chi ci può aiutare. Io ne ho varie a dire la verità, ma userò in questo caso Synth One, ve l'ho già fatto vedere qualche volta in qualche altro video, lo uso spesso, poi non significa che magari quello andrà benissimo per fare quello che stiamo facendo, però partiamo da quello, magari funziona. Voi se volete lo potete scaricare gratis, Synth One, andate nell'altro video, ve lo scaricate e ci giocate. Poi ci sono anche dei suoni lì sotto che vi potete scaricare, perché i suoni di Synth One, quelli che ci sono dentro quando lo installate, chiaramente non sono niente di che. Però se vi scaricate gli altri suoni ci sono delle belle cose dentro. Partiamo. Carichiamo Synth One e cominciamo a sentire qualche suono. Come vi dicevo, quelli di base non sono un granché, quindi io andrei direttamente agli altri banchi che ho già caricato qui. Ne ho 2 che uso spesso e che secondo me sono utili perché ci sono dei bei suoni dentro. Questo non è male, però è un po' da aggiustare. Togliamo questo effetto sopra. Ok. Chiuderei anche un pochino i filtri. Meglio, meglio, meglio. Non male, non il massimo, ma non male. Magari attiviamo anche il chorus e sentiamo com'è. Non male, ma potrebbe essere meglio. Cerchiamo un altro chorus. Dovrei avere un chorus dell'Arturia. Il chorus della Juno, che dovrebbe essere questo. Meglio, meglio, meglio.
In effetti questo suona un po' meglio. Non che quello suo suonasse male, ma questo è un pochino più ampio, un pochino più rotondo come suono. Ok, usiamo questo suono e proviamo a fare un po' di accordi. Io in genere, quando faccio gli arrangiamenti, quando faccio i pezzi per me o magari anche per gli altri, ho sempre una melodia principalmente su cui lavorare, magari anche melodia e accordi, e quindi lavoro lì sopra, cerco di andare attorno alla melodia per trovare magari delle sostituzioni di accordi o qualcosa del genere, insomma per cercare di supportare fondamentalmente la canzone. Ma in questo caso, che non è una canzone ma dobbiamo fare un beat, troviamo un giro di accordi, vediamo un pochino se riusciamo a trovare un giro su cui poter lavorare e poi magari mettere anche il resto. Ah, ovviamente io non sono il tipo da stare lì con le notine, mettere quella nota, abbassare, alzare, è lungo e tedioso quel tipo di lavoro. È molto meglio farlo con le tastiere, ti metti qui sopra, ci metti un attimo e non stando lì a smanettare con le note, che spesso è molto robotico. Anche il processo creativo è veramente molto meglio qua che non lì. Ma comunque, partiamo. Cerchiamo un po' di accordi. Io partirei semplicemente base. Partiamo dalla minore, accordo minore, visto che nella musica anni 80 ci sono molti accordi minori, e proviamo ad andare all'ingiù. Stessa posizione. Una cosa che ho notato spesso nella musica anni 80 è che c'è sempre questa nostalgia, questo suono che è veramente molto nostalgico, e una di quelle cose che fa la nostalgia è mantenere una nota fissa, cioè mantenere una nota sempre lì che, mentre gli accordi cambiano, quella nota resta uguale. Per esempio, in questo caso, scendendo e mettendo Sol maggiore, quindi La minore e Sol maggiore, al posto di cambiare totalmente l'accordo, spostiamo tutto l'accordo tranne la nota acuta, quindi tranne il voicing acuto. E quindi al posto di La minore realmente sto mettendo Mi minore basso Sol. E quella nota sta cantando, sta facendo un voicing appunto. Possiamo andare a Fa e mantenere quella nota lì sopra. Quindi praticamente stiamo mettendo Fa settima maggiore in questo caso, quindi La minore, al posto di Sol abbiamo messo Mi minore basso Sol, ma è realmente per mantenere la nota acuta, e poi Fa settima maggiore perché appunto mantiene il Mi acuto, e quindi diventa... potrebbe già essere qualcosa, ma magari potremmo anche fare... ci potrebbe stare, quindi e poi ripetiamo, oppure no, non ripetiamo, ok, potremmo fare due giri al posto di uno, quindi praticamente una strofa con due giri di accordi simili ma non uguali. Ups, Fa settima maggiore. Proviamo a registrarlo. Ok, questo non è male. Potremmo ripetere questo giro di accordi per due volte, quindi la volta di prima con questa in più. E ancora. Così cominciamo a creare un po' una struttura della canzone. Questa sarebbe un po' la strofa, anche se dovremmo fare poi un beat realmente, quindi solo una parte. Però ci troviamo, facciamo tutta la struttura. Ok, questo
potrebbe andare bene. Vediamo un pochino se riusciamo a fare anche il ritornello. Vediamo un altro giro di accordi. Ci trovavamo... Potrebbe essere ok, re minore settima con il voicing sul fa. Ok, re minore settima, io andrei su fa, quindi salirei di nuovo su e poi e qui tornare al mi minore basso sol. Ok, quindi... questo è carino, questo è carino. Ok, questo giro ci sta, quindi abbiamo re minore settima, fa maggiore settima con la nona e poi la minore, mi minore basso sol ma con la quarta, quindi che scende. Come abbiamo fatto però poi nella strofa, facciamolo anche qui, cioè facciamo due giri al posto di uno e quindi il secondo facciamo re minore settima. Fa naturale con il fa acuto, sol quarta sol. Sto cercando di creare, e magari lo potete fare anche voi, cercando di creare una melodia di sottofondo che potrebbe essere utile al di là della canzone, che ti mantiene lì, che ti mantiene lì agganciato anche se non stai sentendo la melodia, anche se non stai sentendo parole o voci. Quindi questa cosa della Under Melody, così si chiama, così la chiama un... non ricordo chi è che l'avesse detto, ma comunque c'è un musicista che aveva scritto proprio un libro su questa cosa. Quindi creare questa Under Melody, o voicing in gergo un pochino più jazzistico, il voicing è un pochino un'altra cosa, però comunque il concetto è più o meno quello. Registriamolo. Sol quarta, sol. Ok, quindi abbiamo il nostro giro di accordi con il nostro paddone etereo. Come vedete è molto più semplice farlo sulle tastiere che non farlo lì a mano. Non ho neanche aperto l'editor delle note perché ho fatto tutto qui praticamente, molto più semplice, molto più diretto. Adesso finalmente abbiamo qualcosa su cui lavorare, su cui creare il resto dell'arrangiamento. Quindi mettiamolo un attimino a posto e poi passiamo avanti. Mi sta venendo in mente di non lasciarlo da solo questo pad, perché da solo sì è carino, però insomma se ci fosse qualcosa che lo supporta sarebbe meglio. E visto che negli anni 80 c'è stato un sintetizzatore che ha fatto un po' la storia degli anni 80, e cioè il Juno 60, io ci proverei a mettere quello, usando il plugin dell'Arturia al Juno 60, questo. E vorrei trovare qualche suono che faccia un po' stile pianoforte, diciamo così, che dia l'attacco al pad senza poi realmente dare qualcosa in più. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Potrebbe andare bene, però è un pochino lungo come suono, un po' troppa coda, proviamo ad accorciare. Ok, meglio, meglio.
Tanto comunque la coda lo fa il pad. Proviamo. Ok, però manca qualcosa. Questo è carino. Sa proprio di anni 80 e di lei, poi negli anni 80 sono stati strasfruttati. Carino, lasciamocelo. La seconda caratteristica che secondo me hanno l'80% delle canzoni elettroniche anni 80 è il basso sedicesimi. Sembra che negli anni 80 se non ci fosse il basso sedicesimi non si andasse da nessuna parte. Non è che poi non si facesse diversamente, però in effetti quello che è rimasto nella musica anni 80, quello che è ormai, diciamo così, un cliché della musica anni 80, è questo basso sedicesimi. E per fare questa cosa, torniamo da Synth-One, che ha un preset che mi piace veramente molto, che si chiama Jupiter Bass, se non ricordo male. E cioè questo. Questo, insomma, però noi lo dobbiamo usare a sedicesimi e quindi praticamente... Poi chiaramente lo potete fare o così o con l'arpeggiatore. Mettete l'arpeggiatore a sedicesimi e con una nota sola fa... Fatelo un po' come volete. Io preferisco farlo così e poi vi dico anche perché. Intanto registriamo questo basso. Ok, quantizziamo, cioè mettiamo a tempo, diamo una limata un po' alle dinamiche, cerchiamo di tenerle un pochino a bada. Sentiamo. Sarebbe meglio che le dinamiche fossero tutte uguali, così da farlo un pochino più da sintetizzatore, che in effetti è un po' come fa l'arpeggiatore. L'arpeggiatore fa tutti i suoni uguali, tutte le dinamiche uguali, e in effetti rende di più in quel senso. Però, ripeto, poi vi spiego perché lo sto facendo in questa maniera. Quindi schiaccio tutte quante le dinamiche, lascio veramente molto poco di dinamiche, che diventa questo. E visto che il suono reagisce un po' alle dinamiche, gli abbassiamo un pochino le dinamiche, così abbiamo un suono un pochino più compatto, o chiaramente potremmo andare sui filtri e chiuderli un pochino, è la stessa cosa. Così abbiamo un suono un pochino più chiuso, un pochino più compatto. E il particolare di cui vi parlavo prima, cioè del fatto che io lo stessi facendo nota per nota e non con un arpeggiatore, è perché il basso, così a sedicesimi, nelle canzoni anni 80 in genere hanno il side chain con la cassa, quindi ogni volta che c'è la cassa sulla base, la nota sotto la cassa viene praticamente abbassata così tanto che quasi non si sente. E quindi per fare questa cosa, o la facciamo dopo con il side chain, quindi mettendo il side chain sulla cassa e rigirando, insomma, facendo quelle cose lì, oppure possiamo semplicemente togliere la prima nota. Facciamo una prova. Togliamo la prima nota di ogni cassa, quindi questa, questa, questa e questa, e la stessa cosa qui, per tutte le battute, per tutti gli accordi, ogni primo quarto togliamo la nota, quindi praticamente diventa...
e così via dicendo. Possiamo togliere la nota principale, quindi eliminare proprio direttamente la nota, così quando arriva la cassa c'è un bel boom, una bella botta che arriva sulla cassa, oppure possiamo mettere un sidechain con il compressore, quindi abbassare ogni volta la nota del basso ogni volta che picchia la cassa, oppure fatelo un po' come volete. L'importante è che comunque quando entra la nota di basso e c'è la cassa, quella nota non si senta, o comunque si sente veramente molto poco, in modo che non vada a cozzare con il basso. È quello il gioco. E questo è il risultato. Se poi lo volete fare nella maniera classica, quindi con un compressore in sidechain, chiaramente dovrete caricare un compressore sulla traccia del basso, attivare il sidechain, quindi in questa maniera, in questo caso Cubase saprà che comunque c'è una traccia di sidechain, creare una traccia di cassa di batteria, che poi può essere quella che usate nella canzone, che quindi quando arriva la batteria comunque va a comandare il sidechain, oppure potete creare una cassa a parte che poi non si sentirà realmente. La mettete in una traccia, poi abbassate tutto il volume e farà solo il lavoro del sidechain, cioè dirà solo al compressore di abbassarsi ogni volta che lei suonerà, anche se poi realmente non si sente niente. E se poi non la usate come suono, va bene qualsiasi cassa, tanto l'importante è che comunque ce ne sia una che dica al compressore come lavorare, quando abbassarsi nel momento in cui sta suonando quella cassa. Quindi che ce ne mettiate una o l'altra non importa così tanto. L'importante è che comunque non sia una di quelle casse, un cassone comunque lungo lungo. L'importante è che comunque sia abbastanza secco, tipo per esempio tipo questo. Questo può andare bene. Registriamola. Adesso semplicemente entriamo nel canale della cassa, apriamo una mandata e qui vediamo che c'è il sidechain. Apriamo il sidechain, però in questo caso lo dobbiamo mettere in pre-fader, perché siccome non la usiamo questa cassa, non la dobbiamo far sentire, quindi abbiamo bisogno che ci sia la mandata al contrario, quindi in pre-fader, in modo che abbassando il volume del canale non si sente più la cassa, ma comunque il segnale continua ad andare. E quindi poi, una volta impostato il compressore a ricevere il segnale e abbassiamo un po' il threshold, e quindi questo è il modo classico, diciamo così, con il compressore. Ma ce n'è anche un altro di modo, e cioè quello che usano tutti ultimamente, e mettere un plugin specifico che fa proprio questo lavoro di volumi sulla traccia. Ce ne sono veramente tanti, molti usano quello di Ricky Romero, se non sbaglio Nicky Romero, ma ce ne sono veramente molti gratis. Io per esempio uso spesso questo, che è il Tal Filter 2, che è gratuito e che fa praticamente quello che fa un compressore, solo che questo lo fa direttamente sulla traccia, mentre il compressore deve fare tutto il lavoro con la cassa che gli manda il segnale, eccetera eccetera. Questo invece lo fa in automatico, e quindi basta che facciamo la curva in questa maniera, la tiriamo su in questa maniera qui. Chiaramente gli dobbiamo dire che non lo deve fare con il pump hot, ma con il volume, e soprattutto a sedicesimi, quindi ogni sedicesimo lui fa questo lavoro, quindi succede questo alla fine. A questo punto chiaramente la cassa di prima che abbiamo creato non serve, possiamo farlo in questa maniera. Potete farlo in tre modi diversi, scegliete voi, se vi volete complicare la vita con il compressore, se lo volete fare tagliando le note o in questa maniera. A voi la scelta. La mia terza e ultima caratteristica della musica anni 80 sono queste batterie con questi riverberoni immensi, enormi, ma con una particolarità. Questi riverberi in coda avevano un gate. Il gate è quella macchina, diventata famosa negli anni 80, che praticamente chiudeva un canale, spegneva proprio il canale nel momento in cui uno strumento non stava suonando. Tipo per esempio un chitarrista stava suonando le sue note,
e ad un certo punto, quando stava zitto, chiaramente c'era il suo amplificatore o il suo pedalino che faceva fruscio, faceva rumore, e lì interveniva il gate, quindi sotto una certa soglia di volume il gate chiudeva il canale in modo da non far passare tutte le interferenze. Oggi non serve più, chiaramente lo usiamo molto poco perché abbiamo l'editing, tagliuzziamo tutto, praticamente eliminiamo tutto direttamente dal computer, ma allora era veramente più complicato, quindi ci voleva il gate. Solo che a un certo punto una persona, Phil Collins, lo ha usato sul reverbero della batteria, o meglio, è stato un caso, lo ha scoperto per caso, ma praticamente ha inserito questo gate alla coda di questo riverberone, di questi riverberoni enormi, e quindi praticamente partiva questo riverbero, solo che poi arrivava il gate che troncava tutta la coda e quindi non andava a interferire poi con gli altri strumenti. E questa è una di quelle caratteristiche che oggi ci fanno ricordare gli anni 80, quei riverberoni immensi. Adesso proviamo a farlo noi, con una batteria, e in questo caso usiamo la Lean Drum, la iconicissima Lean Drum, una delle drum machine famosissime negli anni 80, chiaramente diventata così iconica grazie alle canzoni in cui è stata usata, una su tutte, Radio Gaga dei Queen, per esempio. E allora, proviamo a caricarne una Lean Drum, dovrei averla qui dentro Machine, vediamo un pochino se questa mi piace, altrimenti forse dovrei averne altre, e proviamo a farci qualcosa, proviamo a creare qualche pattern di batteria. Ok, è questa. Proviamo a farci qualche pattern. Il rullante però non mi piace tantissimo. La cassa sì è quella. Il rullante è un po' strano, non ha attacco. Il resto dei suoni sì. Il rullante magari potremmo provare ad abbassarlo un po'. Vediamo un po' se abbassando l'intonazione è migliore. Ah, ok, un po' meglio. Un pochino meglio. A questo punto allora dobbiamo creare quell'effettone di prima, quel riverbero enorme con il gate. Proviamo a farlo. Io caricherei, per esempio, ho un riverbero della Native Instruments che si chiama Raum, che ha veramente una coda molto lunga. Lo aggiungiamo sulla batteria, quindi in questo caso su Machine. Esagerato magari, Abbassiamo un po'. Ok, adesso andiamo sul riverbero e nella mandata dell'effetto dove c'è il riverbero dobbiamo aggiungere appunto il gate. Quindi andiamo nella mandata, aggiungiamo qui il gate e proviamo a giocarci. Chiaramente ci dobbiamo giocare per trovare l'effetto giusto. Chiaramente, piccolo particolare, la mandata ovviamente che manda il riverbero, una volta che l'avete settata non la potete cambiare perché il gate è sulla coda del riverbero e quindi se settiamo il gate in un certo modo e poi abbassiamo la mandata chiaramente cambia l'effetto, quindi quello lo dovete settare all'inizio, mettere la quantità di effetto e non toccarlo più. Se poi mentre state facendo questa cosa del riverbero con il gate doveste sentire delle code del riverbero un po' strane, un po' sfarfallanti, non uniformi, vi do un piccolo trucchetto.
andate sul canale del riverbero dove avete messo il gate, aprite il gate e attivate il sidechain. A questo punto gli mandate la cassa che stavate usando per il basso, se l'avete usata per il basso, così in questa maniera sarà proprio quella cassa che aprirà e chiuderà il gate e quindi lo farà in maniera uniforme e non invece la batteria stessa che stiamo usando che ha dentro cassa, rullante eccetera eccetera e che quindi farà aprire e chiudere il gate in maniera non uniforme. Usate quella traccia di cassa a cui ovviamente abbasserete il volume e vedrete che le code del riverbero saranno molto meglio. Ma visto che Thoman ci ha messo a disposizione questo sample pack, vediamo se c'è qualcosa lì dentro che possiamo utilizzare in questo pezzo. Sentiamo qualcosa. Sentiamo. Questo potrebbe essere utile, proviamo. Chiaramente c'è da strecciarlo un po'. Ovviamente la tonalità non è quella, dobbiamo trovarla. Proviamo un po', mi sembra più bassa questa, quindi... dovrebbe essere questa. Ok. Ok. Magari la possiamo mettere anche qui. Sentiamo un po'. Questo non ci sta male, ce lo lasciamo. Vediamo se c'è anche altro. Sembra Radio Gaga. Ma ci sono anche dei risers, sentiamoli. Accordo di seconda, questo funziona sia sul minore che sul maggiore. Proviamoci. Ovviamente dobbiamo trovare la tonalità. Che tonalità è? Vediamo che tonalità è. È in Mi. E invece noi siamo in La. Quindi magari potrebbe andare bene anche un Re, visto che comunque una seconda diventa una quarta di La. Non ci fate caso, sto facendo i miei conti. Accorciamo un pochino. Ci sta bene anche questo. Qualcosa siamo riusciti a trovare dentro questi campioni. Adesso c'è da fare un po' tutto il resto, da aggiustare un pochino e poi vi faccio sentire la versione finale. Oh, finalmente adesso conoscete tre caratteristiche che fanno suonare la musica elettronica anni 80. Anni 80. Sono sicuro che comunque tra di voi c'è qualcuno che le ha vissute in prima persona queste cose, quindi le conosceva già. Però ogni tanto un po' di ripasso e anche un po' di nostalgia, perché no, non ci sta mai male. Metteteci del vostro adesso, scaricatevi il sample pack di Thoman qui sotto nella descrizione del video e provate a partecipare al concorso. Magari vi ritrovate una Machine Mark III nuova di zecca a casa, oppure magari il microfono della Universal Audio Sphere,
che non fa mai male. Se comunque questo video vi è stato utile, date una bella botta al like e già che siete lì sotto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se poi conoscete anche qualcuno che ha bisogno di vedere queste informazioni, condividetegli questo video così magari anche lui comincerà a fare un po' di synthwave. Noi intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao da Red.